Lo so, l'estate è finita, le giornate si accorciano, si torna al lavoro o a scuola, iniziano le piogge, è tornato l'autunno. Ma non demoralizziamoci, l'autunno è una bella stagione. In questo video vediamo 10 trucchetti per iniziare l'autunno al meglio e spero vi saranno utili. Se è così, mi raccomando, ricordatevi di lasciare un like per questo video per supportare i miei contenuti e se non siete iscritti al mio canale, iscrivetevi per non perdervi tutti i nuovi video. E se vi va, seguitemi anche su Instagram e TikTok, dove faccio anche altre cose molto divertenti. Primo trucchetto: fare una bella scorta di tè e tisane. Riempiamo bene la nostra dispensa, così entriamo un po' nel mood tisanina, copertina. Possiamo anche imparare a fare dei biscotti magari. Io ho imparato a fare dei biscotti nella friggitrice ad aria, buonissimi, tra l'altro con una pasta frolla che non ha tempo di posa perché è quella con l'olio, quindi si fanno subito. E tè e biscotti, insomma, ci predispongono subito a questa stagione molto coccolosa. Altro trucchetto per iniziare l'autunno al meglio è fare un cambio look. Ad esempio io ho schiarito leggermente i capelli qua davanti, ho fatto le curtain bangs e già, insomma, mi sento più allegra. E a questo proposito, secondo me, per iniziare la nuova stagione al meglio potreste fare una seduta di armocromia per scoprire qual è la vostra stagione, se siete autunno, inverno, primavera, estate. Boh, è divertente comunque e sicuramente ci può aiutare a ravvivare un po' questo inizio stagione. Una scocciatura del cambio stagione, dell'arrivo del freddo, delle piogge, è che magari, insomma, arrivano anche i primi raffreddori, mal di gola. Ma devo dire che mi sto trovando molto bene, mi ammalo molto di meno da quando cerco di assumere tantissima vitamina C. Devo dire che io sono proprio super fan della vitamina C, la ricerco anche tanto nei prodotti skincare perché ho notato che da quando uso prodotti a base di vitamina C la mia pelle è molto più glowy, più luminosa, più uniforme, perché è proprio un ingrediente formidabile. Ad esempio io mi sto trovando molto bene con una linea di Bottega Verde che è appena uscita, si chiama appunto vitamina C estratti di bellezza ed è una linea molto semplice composta da 3 prodotti ma davvero indispensabili secondo me nella routine di ogni donna in autunno, soprattutto perché abbiamo la crema, questa qui, antiossidante, illuminante, uniformante, questa col 97% di ingredienti di origine naturale, ha questo irrigatore particolare che permette di mantenere intatte le proprietà della vitamina C che viene rilasciata gradualmente. Questa crema si chiama 3 in 1 perché si può usare come trattamento, come siero viso o anche come primer prima del fondotinta e va proprio a uniformare e illuminare la pelle ed è consigliata anche per chi ha le prime rughette d'espressione. Poi della stessa linea abbiamo le ampolle, queste qui sono delle ampolle da usare quando proprio ci si vede la pelle grigia, spenta. È un trattamento da fare in 7 giorni, una al giorno, e questa è già la seconda scatola che io utilizzo e in 7 giorni la pelle appare subito più luminosa, più uniforme, levigata. È proprio un trattamento intensivo, sempre con vitamina C microincapsulata. E c'è anche il detergente viso, sempre illuminante, rigenerante, che va a pulire il viso e a rimuovere anche tracce di make-up. Ho chiesto come sempre se mi potevano dare un codice sconto per voi per approfittarne, me l'hanno dato, ve lo lascio in info box nel primo commento, quindi poi se provate questa linea fatemi sapere se vi è piaciuta. Ovviamente poi non c'è antidepressivo migliore dello shopping, quindi andiamo a fare un po' di scorta di vestiti autunnali, nuovi outfit, cappottini, calze, mocassini, ci sono un sacco di trend quest'autunno che mi piacciono tantissimo. E se volete risparmiare qualcosina vi consiglio come sempre l'app che uso io per fare shopping online, Letyshop, che è un'app di cashback. Ci sono tutti i negozi da Zalando, ASOS, Bershka, Pull&Bear, c'è anche About You, ho fatto ultimamente un ordine su About You proprio usando Letyshops, quindi già c'era uno sconto su About You, in più usando Letyshops ti torna indietro una percentuale di cashback. Ci sono poi negozi di ogni tipo, non solo abbigliamento, ci sono negozi di elettronica, elettrodomestici, salute e bellezza, anche negozi per i nostri amici animali. Trovate di tutto su Letyshop, semplicemente usando l'app per comprare sui siti dove comprate di solito vi torna indietro una percentuale di cashback che può essere più o meno alta a seconda della giornata, può essere del 5%, 20%, 30%, che è tantissimo. Ad esempio su Shein oggi
la percentuale di cashback è del 20%, spesso è anche del 30%, ogni giorno cambiano, e quindi vuol dire che se spendiamo ad esempio 50 euro ci tornano indietro 15 euro se è del 30% il cashback, ma anche se è di meno comunque si risparmia sempre. Quindi uno fa acquisti nell'app e poi la percentuale di cashback va nell'account. Li potete ritirare poi o mettendoli sul vostro account PayPal oppure facendo un bonifico sul vostro conto, quindi semplicissimo. Quindi insomma non vi costa niente, scaricarla è gratuita e potete risparmiare un bel po' di soldini, e vi lascio anche di quest'app il link in info box se vi va di scaricarla. Poi diciamo che l'autunno è anche una stagione divertente, mi piace tantissimo a me uscire a fare le foto con le foglie che volano, insomma ci sono un sacco di ispirazioni che possiamo trovare anche su come fare le foto autunnali su TikTok, quindi magari possiamo affrontare questi pomeriggi che fa ancora un po' caldo e si esce volentieri per andare con un'amica a farci delle foto super da mettere su Instagram o da tenere per noi. Poi è vero che in autunno insomma ricominciamo il lavoro, la scuola, però ricominciano anche tutti i corsi, quindi se abbiamo magari sempre voluto fare un corso di pittura o un corso di make up, un corso di decoupage, un corso di teatro, è il momento giusto per iscriversi, a settembre inizia tutto, quindi direi che anche questo ci può dare una bella carica insomma per iniziare l'autunno al meglio. Altro trucchetto che con me funziona particolarmente per farmi iniziare l'autunno con entusiasmo è ricominciare con i miei make-up nude, matita marrone, palette nude, tinte labbra nude, cosa volere di più? Io amo queste tonalità, quindi mi entusiasmo solo a parlarne. Poi un'altra cosa entusiasmante dell'autunno è che c'è Halloween. Può piacere o meno come festa, però insomma mascherarsi è divertentissimo. Io devo dire che quest'anno sto già pensando a dei costumi particolari. Vi darò un po' di ispirazioni anche su Instagram e su TikTok. Ad esempio ho provato ultimamente a fare il make up sirena con il trucchetto della calza a rete. Tra l'altro ho dovuto tagliare le mie calze a rete. Un problema che spesso si ha col cambio stagione è la perdita di capelli. A me qualche volta succede, qualche volta no, comunque so che a tante persone succede, soprattutto tra l'estate e l'autunno, di avere questo problema. Il mio consiglio è quello di non allarmarvi, prima di tutto è normale, però se vogliamo contrastare questa cosa possiamo aiutarci con alcuni rimedi. Ad esempio evitate i lavaggi troppo frequenti, attenzione anche all'alimentazione, mi raccomando, tanta frutta e verdura, uova, cibi ricchi di omega 3, ad esempio il salmone a me in particolare fa molto bene ai capelli, o i legumi. Mi raccomando, l'alimentazione è sempre fondamentale in questi casi per cercare insomma di aiutare il nostro organismo. E ovviamente ci sono anche prodotti specifici integratori da assumere una o due volte al giorno, ad esempio pelle e capelli di Bottega Verde vi consiglio, oppure le goccine di Freshly Cosmetics, queste qua ad applicare prima di andare a dormire. Ci sono tanti prodotti che possono aiutarci, quindi se avete questo problema insomma provate e fatemi sapere poi come vi trovate. Altro trucchetto per affrontare l'autunno con il sorriso è iniziare a progettare una vacanza invernale, ad esempio a fine dicembre, gennaio, magari appunto avete le ferie o insomma le vacanze natalizie, potreste pensare di fare un weekend in montagna o in un posto che non avete mai visto. Insomma avere già un'evasione in testa vi aiuterà a insomma affrontare la nuova stagione con il sorriso. Ecco, questi erano i miei 10 consigli per affrontare il cambio stagione al meglio, spero tanto che vi saranno utili. Vi ricordo che in info box trovate tutti i prodotti che vi ho menzionato nel video, eventuali codici sconto che ho ve li lascio sempre in info box. Io vi mando un super mega bacio e vi auguro di passare un bellissimo autunno. Ciao!